Una Serbia praticamente perfetta trasforma per una notte in incubo i sogni azzurri. Davanti ai 15.000 del Palalpitour l'ingresso nella Final Six non è esattamente quel che ci si attendeva. Un'Italia sin troppo arrendevole ha ceduto di schianto contro Atanasievic e compagni. Un 3-0 eloquente quanto i parziali 25-15, 25-20, 25-18. Azzurri sempre a rincorrere, una Serbia che ci ha messo qualcosa in più, tecnicamente e mentalmente. Benissimo i nostri avversari al servizio con 10 ace, metà dei quali messi a segno da uno spiritato Ivovic. È impressionante la determinazione in difesa, con i serbi capaci di tenere in gioco qualsiasi palla e di frustrare in tal modo gli attacchi azzurri e anche quei pochi servizi che sembravano destinati a regalarci punti. Ci è mancato un po' tutto, cioè ci hanno surclassato in tutti i fondamentali, ci hanno surclassato nell'aggressività attaccavano già sin dalla battuta. Siamo andati in difficoltà sia in ricezione, sia in attacco, sia in difesa, sia nella fase break. E abbiamo fatto pochissimi break. Azzurri rimandati in blocco in una sera in cui forse solo il muro ha tenuto testa al sestetto di Nikola Gerdic, ma la sensazione è che, statistiche a parte, sia stato proprio l'approccio mentale ad aver fatto la differenza. Una testa da recuperare in fretta, perché ora ci resta solo la sfida di venerdì con la Polonia, per sperare ancora nelle semifinali.